Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno nei confronti di 31 indagati, 27 in carcere e 4 ai domiciliari, indiziati di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish. La complessa e articolata attività, nata da uno spunto investigativo della Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Ebbioli nell'ambito di servizi di controllo del territorio, integrata da intercettazioni nonché da copiosi riscontri in seguito a osservazioni e pedinamenti degli indagati, ha consentito di individuare due distinti gruppi criminali, di cui uno facente capo alla famiglia D'Alterio, operante a Campagna, l'altro a Dianese Cosimo, che ha operato soprattutto a Ebbioli. Nel corso delle indagini è stato accertato che Dianese, pur di assicurarsi il controllo delle piazze di spaccio, non esitava a porre in essere azioni intimidatorie nei confronti dei possibili concorrenti. In particolare, nel marzo del 2019 si rendeva responsabile, in concorso con altre persone, dell'incendio doloso di 4 auto all'interno di una rivendita di Ebbioli, in quanto Dianese riteneva che il proprietario dell'esercizio commerciale potesse essere un possibile concorrente nella gestione dello spaccio sulla piazza di Ebbioli. E ancora, nel maggio dello stesso anno, Dianese rimaneva vittima di un'azione estorsiva posta in essere nei suoi confronti da Giuseppe Morello come mandante, Vito Coppola e Domenico Sirica come esecutori, per il recupero di un credito di una fornitura di cocaina di circa 3.500 euro che non era stata pagata. Nel corso dell'attività investigativa, i carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza di 14 soggetti, nonché hanno proceduto in 15 occasioni al sequestro di sostanza stupefacente per circa 320 grammi di cocaina, 350 grammi di hashish dal valore di circa 220.000 euro. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che gli indagati utilizzassero il consueto linguaggio criptico. Ne sono esempio le frasi bomba a mano per indicare le dosi di cocaina già confezionate, un chilo di pasta per parlare della quantità di stupefacente che doveva essere approvvigionata, nonché le parole birra, donne e scarpe per indicare la droga che doveva essere consegnata. I clienti, tutti maggiorenni, utilizzavano le piattaforme di Facebook, WhatsApp e Instagram per contattare gli spacciatori e concordare il luogo, la quantità e l'orario per concretizzare l'acquisto.